Ieri ho avuto una lunga discussione, insomma quasi uno scontro con i colleghi di Milano che si lamentavano perché a Palermo non si potevano fare pedinamenti, non si potevano scoprire cose. Ho detto, c'è una piccolissima differenza, che lì a Milano voi fate i pedinamenti e qui si muore per queste cose. Qui, e credo che sia esperienza di tutti voi, in certe zone gli ufficiali di polizia giudiziaria entrano per pedinare e poi si accorgono di essere pedinati. Io mi ricordo che quando venne arrestato Michele Greco, mi dicevano gli ufficiali che avevano proceduto a quell'operazione, che quando fecero di notte una ricognizione della zona, passando con una macchina velocemente prima di intervenire, vedevano che man mano che passavano davanti le case di campagna le luci si accendevano e poi si accendeva quell'altra davanti alla quale passavano. Ecco, quindi una rete totale sul territorio di protezione. Quindi non ha senso che ci allarmiamo o che ci risentiamo quando il capo della polizia parla di antistato o quando Sica parla di occupazione del territorio, perché questa è la realtà. E voi credete che l'occupazione del territorio possa essere garantita e assicurata da quelle che ancora oggi leggo sul giornale di Sicilia, organizzazioni, famiglie sparse che fra di loro oggi si alleano, domani si mettono in contrasto l'uno con l'altro, eccetera. Questo significa non volere risolvere i problemi, perché se ancora noi ingenereremo nell'opinione pubblica la presenza, la falsa, l'erronea supposizione di una organizzazione strana, o meglio di una non organizzazione, contribuiremo da un lato a non far capire nulla all'opinione pubblica, o meglio agli organi centrali a sottovalutare il problema, dall'altro consentiremo operazioni televisive come la Piovra 4, in cui è tutto un immenso magma di un'organizzazione veramente tentacolare, incredibile, che fa terrorizzare, che è invincibile, perché questo è il messaggio che viene dato. E quindi quando il fenomeno è invincibile, e allora siamo tutti a posto, è un qualcosa che è al di sopra delle capacità umane e quindi siamo tutti tranquilli, ma non è così, e lo sappiamo tutti. È un fenomeno di importanza enorme.